Ciao ragazzi, oggi vorrei farvi vedere un nuovo progetto e sarebbe, diciamo, la realizzazione di un aspirapolvere stile Dyson, ciclone tipo V10, quelli che si trovano nei centri commerciali che però hanno dei costi veramente molto elevati. Allora, come vedete qui mi sono fatto un po' una panoramica del progetto che voglio andare a realizzare. E la realizzerò tutta con materiali di riciclo, come potete vedere. Ad esempio, partirò da un vecchio progetto, l'aspirapolvere che avevo realizzato con un vecchio motore di un phon. Staccherò questa parte e la sfrutterò abbinandola ad un tubo di PVC, un tappo, alcuni flute ricavati da dei bicchieri comprati dai cinesi, per fare, diciamo, l'effetto, ciclone. Un vaso in quanto ha una forma leggermente conica dove andrà a finire dentro tutto il nostro materiale, diciamo, aspirato, due sottovasi per poter fare uno da tappo e uno da fondo, un tubo per poter, diciamo, ricavare altri pezzi, dei pezzi di tubo in PVC che andranno, diciamo, incastrati all'interno dei nostri CD e del corrugato. Insomma, vedrete man mano l'evoluzione di questo progetto. Spero che vi piaccia. Benissimo, ora come prima cosa dovremo prendere uno dei due nostri sottovasi e dovremo cercare di ricavare lo spazio per, diciamo, alloggiare questi 10 coni che dovranno essere, diciamo, posizionati con una certa angolazione verso l'interno del sottovaso. Poi il sottovaso verrà applicato al vaso e questi coni dovrebbero risultare circa in questa posizione. Bene, ho fatto i buchi, ne ho fatti solo 8 per comodità perché questi bicchieri sono molto larghi qua in alto. E successivamente ci sarà un tubo che dovrà essere applicato in questa posizione e vedremo un attimo poi come gestire il tutto. In questo momento andrò a fare poi i buchi lateralmente su questi bicchieri perché da qui dovrà uscire il tubo che andrà a collegarsi, diciamo, alla struttura aspirante. Bene, ora dovremo fare un foro esattamente su questo bicchiere di plastica lateralmente. Quindi io come faccio per fare il foro? Prendo un CD. Lo applico in questa posizione, cercando di prendere il filo del bicchiere con la parte trasparente, così da avere un riferimento, e poi dove c'è la parte, diciamo, vuota del CD, vado a segnare con il pennarello la circonferenza del buco, che dovrebbe venire circa così. Poi con un saldatore io vado a forare la plastica e vado a ricavare un buco il più possibile perfetto. Ok, come vedete col saldatore sono riuscito a fare questo buco. È un buco abbastanza preciso e questo buco dovrò poi farlo su tutti gli altri bicchieri rimanenti. Bene, ora abbiamo fatto finalmente i buchi. Ho tagliato questo tubo di una lunghezza, diciamo, dal punto in cui inizia la sua bombatura a 24 centimetri, anche perché il nostro vaso è esattamente alto circa 16 centimetri. Diciamo che l'ho tagliato di questa lunghezza perché vorrei che questo tubo uscisse poi da questa parte, quindi
l'ho messo direttamente qua sopra e sono andato a segnare con la nostra penna il profilo dove andrò a tagliare questo vaso. Poi questi buchi verranno successivamente tappati. Devo ricavare anche la corrispondenza su questo tubo di questi fori, quindi prenderò il mio bicchiere e lo andrò a posizionare qua, cercando di andare a segnare in maniera più precisa possibile la corrispondenza del foro e la farò per tutti i bicchieri che sono andato a bucare. Bene, ragazzi, ora abbiamo, diciamo, ricavato questo dispositivo dopo aver incollato con del silicone i nostri flute sul tubo di plastica. Come vedete, li ho intagliati e il foro del bicchiere corrisponde esattamente al foro che era stato fatto sul nostro tubo. Ho lasciato asciugare il tutto per una notte in modo tale che i nostri bicchieri vengano ancorati saldamente al tubo. Successivamente ho preso dai nostri CD, ho ritagliato 8 dischi come in questo caso, e che questi dischi verranno poi applicati successivamente sopra i nostri bicchieri, e all'interno di questo foro passante verrà inserito il nostro tubo. Come vedete, qui purtroppo il tutto è un po' precario, però ecco, in questo caso è l'esempio di come dovrebbe risultare il nostro tubo. Il nostro tubo verrà inserito fino a che il profilo più basso sia esattamente a filo con il foro del bicchiere e del tubo. Questo serve per fare in modo tale che l'effetto ciclonico, quando l'aria entra, crei un vortice, i detriti escano da qua sotto, mentre per effetto della conicità di questo bicchiere, l'aria pulita ritorna su e passi attraverso a questo tubo qua, che entrerà direttamente poi nel flusso dove c'è il nostro motore di aspirazione. Ok, ho realizzato i fori sul tubo di cartone, dove adesso andrò a sigillare con il silicone questa parte qua, in modo tale da non lasciare delle intercapedini. Il risultato al momento è più o meno questo, insomma. Bene, ora ho tagliato anche la parte bassa del vaso, diciamo il sottovaso. Ho cercato di ricavare degli intagli utilizzando un cerchiometro e segnando le corrispondenze di questi bicchieri sul piatto. È venuto abbastanza preciso, devo dire, e devo dirvi che i bicchieri dovranno sporgere per circa una dimensione di 2 cm e mezzo rispetto al profilo del tappo. Poi, una volta fatto questo, potremo applicare il suo fondo e unire le due parti. Ok, ragazzi, quindi ci siamo. Abbiamo praticamente finito quasi di assemblare il nostro pezzo. Come vedete, ho applicato i dischi ricavati dai CD, ho praticamente sigillato i tubi sul nostro pezzo di tubo di cartone, ho aggiunto un pezzo di tubo di cartone al tubo di plastica che abbiamo. Ho già fissato il nostro vaso, che come vedete, se io tiro giù è praticamente possibile rimuoverlo per poi togliere tutta la sporcizia che verrà aspirata, e in questo punto andremo a mettere un filtro ricavato da un vecchio tappo di plastica e da un Swiffer. Successivamente il nostro motore che andremo ad utilizzare lo metterò in questa posizione sul tubo di cartone.
fino a sigillare tutto. Poi il progetto dovrebbe essere ultimato per poter passare al test. In questo momento abbiamo proprio finito di realizzare tutto il progetto, quindi dal phon al tubo, i tubi, i flute che abbiamo utilizzato con i tubi dentro, i nostri CD intagliati, il sottovaso, il nostro vaso, la prolunga del tubo in cartone, il tubo di plastica e questo pezzo che avevamo recuperato dal vecchio aspiratore. In questo momento il nostro Dyson Ciclone V10 ricavato da materiale di riciclo è finito. Passiamo ora al test finale. Dovremo vedere che questi pezzi vengano correttamente aspirati dal nostro dispositivo. Bene, procediamo. Accendiamo. Bene, ora per verificare che il progetto sia riuscito, dobbiamo vedere che all'interno del nostro vaso, ossia dentro il nostro vaso qui, ci siano tutti i detriti che abbiamo aspirato. Quindi vado ad inclinare un attimo il mio vaso. Ovviamente in questo caso non è a tenuta completa, il dispositivo qua ci... Ok. Direi che in questo caso i detriti ci sono. Come vedete, i detriti si sono depositati tutti qua in fondo. Quindi dentro al nostro tubo qui non è rimasto praticamente niente. È pulito, i nostri flute sono perfettamente puliti. Il progetto, diciamo che in sé anche questa volta è riuscito. Ragazzi, io vi voglio dire solo questo, che questo è un video dimostrativo, ovviamente. Io ho voluto cercare di riprodurre un Dyson Ciclone con la tecnologia Ciclone con materiale riciclabile. È possibile farlo. L'unica cosa che vi consiglio per i vostri progetti, nel caso lo vogliate fare sicuramente anche meglio di questo, utilizzate un motore molto molto performante. Tutto dipende dalla potenza del motore. Questa è una potenza veramente molto limitata e tutta questa lunghezza del tubo ha fatto molta fatica ad aspirare i pezzi. Ci è riuscito lo stesso, ma ci è voluto più tempo. Quindi, maggiore la potenza del motore, meglio sarà per i vostri progetti. Progetto riuscito, ciao e al prossimo video.